Gianfranco Fabi, editorialista economico, buon pomeriggio e ben ritrovato. Grazie mille a voi, buongiorno, buongiorno a quanti ci ascoltano. Allora, vorrei partire appunto con quanto senso ha anche solo fare questa domanda a Christine Lagarde. Ovviamente questa era una domanda rivolta a lei nel corso dell'audizione nel Parlamento europeo. Insomma, il debito non si può cancellare. Qual è la sua posizione sotto questo punto di vista? Perché se apriamo la stampa, ma soprattutto Twitter, possiamo vedere delle opinioni molto diverse. Ma indubbiamente le opinioni possono essere diverse, ma i fatti sono fatti e quindi è su questi che bisogna ragionare. Christine Lagarde ha più di una ragione nel dire che i trattati vanno rispettati, i trattati non prevedono soluzioni di questo tipo, i trattati si possono sempre riformare, ma prima di prevedere delle soluzioni bisogna appunto chiedere e proporre di riformare i trattati. E l'uscita di David Sassoli, del Presidente del Parlamento europeo, peraltro mi sembra che sia stata un'uscita sbagliata tecnicamente, proprio per queste ragioni, sbagliata tecnicamente anche perché il debito di fatto non è attualmente un problema con la banca centrale che continua ad agire come ha agito, continua ad agire assorbendo le emissioni dei titoli da parte dei paesi, anche dei paesi in forte difficoltà come l'Italia. Quindi è appunto un'uscita questa sicuramente sbagliata dal punto di vista tecnico e anche inopportuna dal punto di vista politico, se posso permettermi, perché da un punto di vista politico l'Italia sta cercando di ottenere i fondi del Recovery Fund, del Next Generation EU, che dovrebbero arrivare il prossimo anno e in parte sono fondi a debito. Ora, se l'Italia comincia a dire non restituiamo i debiti, non fa certo una bella figura verso chi dovrebbe concedere questi debiti, cioè tutti gli altri paesi europei. Quindi direi forse più presto ci dimentichiamo di questa uscita di Sassoli, meglio sarà per il sistema finanziario. Ecco, sicuramente un punto molto interessante. Poi ha espresso anche la propria opinione per quanto concerne appunto il pacchetto Next Generation EU, che lei ha detto deve diventare operativo senza indugio, il che vuol dire immediatamente, senza ritardi, che uno potrebbe pensare anche di ritardi appunto per il veto della Ungheria, soprattutto e la Polonia. Questo veto è stato imposto soprattutto a causa del piano appunto italiano. Se ci dovessero essere dei ritardi, quali potrebbero essere le ripercussioni sull'economia italiana, ma non solo, anche quella dell'Eurozona? Indubbiamente le ripercussioni non possono essere semplici da esaminare perché comunque l'Italia ha bisogno di riavviare gli investimenti, di riavviare tutta l'economia che si sta fermando ancora di più dopo che si è fermata in primavera, dopo questo lockdown autunnale. Quindi l'anno prossimo sarà decisivo per riavviare il sistema economico, per concedere appunto alle imprese la possibilità di fare gli investimenti e anche di avere quella dinamica che è normale all'interno del sistema del produttivo, è una dinamica che per esempio adesso è bloccata dal divieto di licenziamento. Quindi per l'Italia è fondamentale avere questi finanziamenti europei, in parte come diciamo regalo e in parte come prestiti. Indubbiamente non sta facendo una bella figura sotto questo profilo, non sta creando le condizioni per averli nella maniera migliore. Pare che il progetto di programma per gli investimenti da fare con questi fondi, che doveva essere presentato entro il 15 ottobre, sia stato presentato solo in grandi linee, senza avere delle specificità. E non depone poi a favore dell'Italia il fatto che nel recente passato i fondi europei sono stati utilizzati in misura molto inferiore a quello che hanno fatto altri paesi come la Spagna. Si parla del 30-40% di utilizzo dei fondi che l'Europa ha concesso, per esempio, per superare le disparità regionali. Quindi l'Italia non è in molte buone condizioni per cercare di far pesare la necessità di avere questi fondi. Però resta il fatto che è un interesse complessivo dell'Europa che un paese come l'Italia, che comunque è un grande mercato anche per le esportazioni di paesi come la Germania e la Francia, quindi è importante per tutti i paesi che l'Italia continui nella sua marcia, come minimo di lieve crescita, di leggera crescita, e quindi anche questa carta da giocare per ottenere questi fondi europei. Ecco, però il problema è quello che paesi come la Polonia e l'Ungheria, come giustamente dicevate, si pongono un po' di traverso, gettano un po' di sabbia negli ingranaggi.
c'è da tener conto che anche interesse loro avere questi soldi, perché anche loro sono beneficiari di questi fondi, e questo potrebbe far pensare che si tratta di schermaglie tattiche a questo punto e che pur con qualche difficoltà si potrà arrivare nelle prossime settimane ad un'intesa su questi fondi. A quanto pare si è aggiunta anche la Slovenia, però ci sono uscite delle indiscrezioni sulla stampa italiana che appunto la questione italiana a Bruxelles preoccupa, soprattutto il piano dell'Italia e per quanto concerne un possibile ritardo. Invece, ovviamente, dopo queste indiscrezioni, Conte ha risposto oggi che piano di ripresa in ritardo sono ecco, fake news. Però effettivamente se l'hanno detto più voci, soprattutto una delle quali la Repubblica, avranno dei propri motivi. Che cosa pensa lei invece? Come valuterebbe, ecco, la risposta del governo fino a questo punto? Mi sembra che la risposta del governo sia una risposta più formale che sostanziale. Se da Bruxelles arrivano questi segnali sul fatto che l'Italia è in ritardo, non c'è da credere che Bruxelles abbia interesse a mettersi contro l'Italia. Bruxelles ha interesse a che tutto proceda secondo le regole, secondo i programmi, secondo quanto è stato definito nell'accordo di luglio. E quindi un richiamo all'Italia mi sembra che possa essere giustificato dal fatto che l'Italia ha presentato certamente un piano, ma un piano generico, un piano di massima, un piano che non è specifico nelle singole fonti. Ora il Next Generation EU è un progetto che prevede quelle che si chiamano delle condizionalità precise, cioè un controllo diretto dell'Unione Europea sull'effettiva spesa di questi fondi nei settori che sono previsti, settori che sono l'innovazione, che sono l'ambiente, che sono soprattutto i giovani. Quindi, se non c'è una precisione nell'indicare come verranno utilizzati questi fondi e se non c'è una precisione nell'indicare come verranno rendicontati questi fondi, perché il rendiconto è altrettanto importante del fatto di spenderli, cioè di spenderli bene, ecco che allora indubbiamente l'attenzione di Bruxelles è tutta puntata sul fatto che l'Italia faccia il suo dovere. Allora, sappiamo che all'interno del governo italiano non sono tutte rose e fiori, ci sono contrasti, ci sono punti di vista diversi, ci sono delle differenze di vedute e degli interessi contrapposti. E questo lascia pensare che non siano del tutto infondate le notizie che arrivano sul fatto che l'Italia proprio su questo fronte sia in ritardo rispetto ai tempi previsti. Ecco, lei è preoccupato sotto questo punto di vista che effettivamente l'Italia sia in ritardo. Poi c'era anche un'altra cosa. Ieri ovviamente Bruxelles ha approvato la legge di bilancio, però con una forte enfasi sul debito che senz'altro preoccupa. Si tratta di un passaggio da 140%, ovviamente mi riferisco al rapporto debito-PIL, a 160% nel 2020. Quindi senz'altro questo fatto preoccupa e si dice va bene usare i soldi pubblici durante questo momento di emergenza coronavirus, un'emergenza che stiamo vivendo non solo a livello italiano ma a livello mondiale, tanto che c'è un nuovo record di debito mondiale, ma ci arriviamo anche lì tra pochissimo. Però quanto è preoccupato lei sulle vicende appunto del governo? Potrebbe esserci effettivamente un ritardo che fermerebbe i fondi? Sì, indubbiamente la preoccupazione mi sembra fondata su questo fatto, sul fatto che il governo di fronte a questa grande opportunità rischia di perdere tempo, rischia di presentare dei programmi che potranno essere discussi a lungo perché non sono incompleti, sono imprecisi e sono generici. E quindi su questo fronte c'è da essere preoccupati, pensando soprattutto che l'Europa sta mettendo in atto e ha messo in atto dei provvedimenti molto forti negli ultimi mesi, come la sospensione del patto di stabilità, come gli interventi della Banca Centrale Europea, interventi che non possono durare all'infinito. Quindi si troverà sicuramente, non forse non nel 2021, ma nel 2022, negli anni successivi, la necessità di ritornare a un controllo della spesa, a un equilibrio di bilancio e quindi a una crescita che possa in qualche modo portare gradualmente, certo, non certo tutto di un colpo, una crescita che possa riportare il rapporto tra debito e PIL a livelli più equilibrati che non gli attuali, che sono particolarmente pericolosi. Quindi si tratta di avere dei programmi a medio-lungo termine, cosa che
il governo non sembra avere per ora. E qui si può ricordare quanto diceva l'ex governatore della Banca Centrale, Mario Draghi, c'è un debito buono e un debito cattivo. Ecco, il debito buono è quello che diventa investimenti e che aiuta la crescita, che aiuta appunto a finanziare anche la restituzione del debito, il pagamento degli interessi innanzitutto e gradualmente la restituzione del debito. Il debito cattivo è quello che serve per finanziare la spesa corrente e che quindi non, di cui poi non resta niente, resta solo il debito sulle spalle di chi verrà dopo, sulle spalle dei giovani. E questo debito cattivo in questa fase, pur giustificato sotto tanti aspetti, perché la pandemia richiede quelli che si chiamano i ristori verso coloro che stanno soffrendo per la chiusura delle attività, ecco, però bisogna anche pensare che bisogna attuare qualche provvedimento che possa aiutare con una vista a medio-lungo termine, la ripresa dell'economia, non solo badare ai cerotti per curare le ferite attuali, ma cercare di rendere più solida l'economia italiana nel suo complesso. Ecco, mentre sul fronte dei cerotti ci sono stati dei provvedimenti anche giusti, sul fronte invece del possibile rilancio di un debito buono che rilanci gli investimenti, si sono ancora piccoli e direi abbastanza limitati segnali. E su questo fronte il coraggio che dovrebbe avere il governo forse non si è ancora espresso. Ecco, mi fa proprio piacere che lei ha portato questo argomento, ovvero la differenza tra prendere soldi a debito e fare investimenti. Se, sicuramente il secondo punto tuttora è problematico in Italia. A questo punto è ne valsa la pena introdurre queste misure così restrittive ecco, per fermare i contagi Covid? Si poteva fare in un altro modo? Abbiamo visto più paesi ecco, intraprendere dei movimenti, delle strategie diverse, come potrebbe essere la Svezia, come alcuni paesi dei Balcani, ma come gli stessi Stati Uniti. Sì, ci sono alcune misure introdotte a New York, come lo smart working, come ha chiuso la scuola a partire da ieri, e così via. Però non c'è un lockdown così restrittivo come quello che abbiamo vissuto in Italia, ma anche un po' in Europa, come per esempio la Francia e la Germania. E ne valsa la pena? Ma indubbiamente al punto in cui si era arrivati qualcosa bisognava fare, quindi le misure hanno dimostrato, per esempio in marzo-aprile di quest'anno, hanno dimostrato di essere riuscite le misure di restrizione a fermare i contagi ed avviare una nuova fase. Quindi come si era arrivati a metà ottobre con una crescita esponenziale dei contagi era necessario, indispensabile attuare delle misure. Poi sul merito delle misure si potrebbe discutere a lungo. Alcune misure personalmente mi sembrano vessatorie, il fatto che non si possa uscire dal proprio comune per fare due passi nel bosco mi sembra una misura vessatoria più che una misura di contenimento del contagio. Contenere il contagio vuol dire avere quelle precauzioni che sentiamo ripetere, la mascherina, il gel, lavarsi le mani, evitare soprattutto gli assembramenti, questo è il punto fondamentale. Evitare gli assembramenti non vuol dire obbligare le persone a stare a casa 24 ore al giorno e questo è un altro punto da sottolineare. Gli altri paesi hanno preso delle misure, hanno chiuso molti i bar e i ristoranti come ha fatto l'Italia, ma hanno lasciato una certa libertà di circolazione, hanno dato anche la possibilità di avere dei contatti anche se molto limitati. Quindi l'Italia diciamo che è passata da una fase in cui in agosto sembrava che si potesse fare tutto a una fase in cui non si può fare più niente. Questa schizofrenia un po' degli interventi che non lascia certamente ben sperare sul fatto di creare una fiducia da parte dei cittadini e infatti in questa fase uno degli elementi di fondo è che mentre in marzo-aprile c'era una solidarietà molto forte, c'era una convinzione che bisognava fare questo, quello che si è fatto per superare la pandemia, ecco, in questa fase la sfiducia non è così alta come prima, anche perché non si sono fatti gli investimenti nella sanità che avrebbero dovuto essere fatti e stupisce che ci siano dei politici che si vantano di non aver preso i soldi del MES nei mesi scorsi, ma dovrebbero vantarsi anche di non aver aumentato i posti in terapia intensiva, di non aver aumentato gli organici dell'ospedale, di non aver aumentato le possibilità di cura.
perché in fondo il Covid è una malattia e come tutte le malattie va affrontate rinforzando la sanità. L'Italia ha dei grandi punti deboli su questo fronte, non si presenta certo con le mani pulite in un certo senso, perché ha mancato sul fronte della sanità. Vediamo quello che sta succedendo in Calabria: è mancata una politica attiva sul fronte della prevenzione della malattia, e questo ha creato sfiducia. Ora, sorprende amaramente, dico, che ci sono addirittura dei politici che si vantano di non aver investito nella sanità. Ecco, ultimissima domanda, secondo lei è un'opportunità sprecata il MES, ora più che mai, perché comunque il decennale italiano rende lo 0,6, tra lo 0,5 e lo 0,6, quindi a questo punto non so quanto senso ha avviare, ecco, a cedere ai fondi del MES. I fondi del MES si potevano prendere a marzo, aprile, a maggio, quando si trattava di fare gli investimenti, quando si trattava di investire sulla sanità. Non si sono presi allora e si dovevano prendere allora, ma non tanto per il risparmio e non solo per il risparmio, quando perché sono fondi finalizzati a quello che sarebbero stati importanti, perché obbligavano a investire nella sanità anche con il controllo europeo. E questo era altrettanto importante, che ci fosse un controllo dall'alto, perché gli soldi non venissero sprecati. E in fondo, sì, certo, adesso la differenza tra i tassi è abbastanza limitata, però l'ultimo BTP Futura è stato emesso e ha avuto un successo molto, molto limitato, anche perché dobbiamo pensare, in un certo senso, che chi l'ha sottoscritto è anche chi poi deve pagare degli interessi, perché siamo sempre noi italiani, l'abbiamo sottoscritto, ma ne paghiamo gli interessi. E allora uno si chiede: ma perché devo pagare degli interessi su un prestito quando lo Stato potrebbe avere gli stessi fondi a interessi praticamente zero? E allora diventa anche difficile presentare degli interventi, appunto, di politica finanziaria, che sono contraddittori in se stessi, perché appunto abbiamo sottoscritto il BTP Futura genericamente per le spese della pandemia. Se si fossero ottenuti i soldi del SVES, avrebbero potuto essere rendicontati specificatamente per la sanità. Non si è fatto, la sanità è rimasta quella dell'anno scorso e vediamo adesso le terapie intensive che non riescono più ad accogliere le persone, che non riescono più a sostenere questo impatto della pandemia in questa fase. Quindi qui il governo dovrebbe fare un grande mea culpa, non lo fa, non lo fa, secondo me non fa una bella figura. Ecco, mi aggancio ad una cosa che lei ha detto, il BTP Futura, allora secondo lei ha avuto un successo limitato? Perché abbiamo sentito diverse opinioni. Ma indubbiamente, secondo me sì, ha avuto un successo limitato perché ha raccolto, mi pare, circa 6 miliardi di euro. Pensiamo che ogni giorno gli italiani risparmiano 1 miliardo, mettono 1 miliardo nei propri conti correnti perché non possono spendere, perché non possono accedere appunto ai negozi, perché non possono cambiare la macchina. E quindi le potenzialità del risparmio italiano sono molto forti. 6 miliardi sono, diciamo, un po' delle briciole, sono delle briciole e poi soprattutto sono delle briciole che non si sa bene come verranno spese, entreranno nel grande calderone della spesa pubblica, e questo è un ulteriore limite. Secondo me, appunto, le potenzialità del mercato sarebbero molto più ampie. Un titolo come quello poteva in tempi normali raccogliere molto di più, ma i tempi non sono normali, anche perché ci sarebbero appunto dei sistemi alternativi per avere ancora più soldi finalizzati meglio e a costi inferiori. Quindi a questo punto, facendo due conti e mettendosi proprio nei panni del cittadino, perché uno non deve fare solo un discorso finanziario, una persona è un risparmiatore, ma è anche colui che partecipa appunto alla società complessiva, e quindi dice: ma perché devo indebitarmi io? Perché in fondo si indebita lo Stato e quindi si indebitano tutti i cittadini a questi prezzi, quando potrei indebitarmi a costi molto inferiori. Questa è una logica che forse non è molto diffusa, non dico condivisa, ma non è molto diffusa. Grazie a Gianfranco Fabi, editorialista economico. Grazie mille per essere stato con noi. Buon proseguimento. Grazie a voi.